Dall'8 al 14 di febbraio si terrà la 22esima giornata di raccolta del farmaco. In che cosa consiste? Nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa si potrà entrare, acquistare un farmaco che verrà poi devoluto a un ente associato alla farmacia. La situazione nazionale, mondiale è quella che è, però direi che mettersi una mano sul cuore e pensare a chi non può neanche comprarsi una aspirina, direi che fa bene a chi la dona più che a chi la riceve. Quindi andate tutti in farmacia a donare. Le farmacie che aderiscono quest'anno al banco farmaceutico in tutta la provincia sono 44. Direi che siamo molto contenti perché al di là appunto del periodo ci sono due farmacie nuove. Quindi che hanno creduto e che credono nella carità. Inizialmente le farmacie comunali non aderivano e da inizio mandato, quindi da 3 anni a questa parte, con una collaborazione insieme al comune, si è fatto in modo che anche le farmacie comunali potessero aderire. 2 anni fa erano 3 farmacie, poi l'anno scorso 4 e quest'anno arriviamo a 6. Questa è una grande soddisfazione da un lato e dall'altro dice anche di quella che a mio avviso è la politica sussidiaria, cioè di un'amministrazione che sostiene le opere già presenti sul territorio. E questa è una buona direzione, una buona iniziativa anche politica. Passiamo da 4 a 6, abbiamo aggiunto la farmacia rinnovata di Via Giolitti, che per noi è un pochino l'ammiraglia rispetto al gruppo delle nostre farmacie, e anche la farmacia del Comune di Gabice. Quindi territorialmente cerchiamo di dare così risposta all'esigenza della raccolta del farmaco. È un'iniziativa a cui noi aderiamo con grande impulso, perché crediamo che il ruolo che hanno svolto le farmacie in senso generale, ma soprattutto in questo periodo di pandemia, sia un ruolo fondamentale a sostegno e a supporto del sistema sanitario, anzi come parte integrante del sistema sanitario. Ringraziamo il Banco Farmaceutico, i 15.000 volontari in tutta Italia e anche nel nostro territorio che sono impegnati nei prossimi giorni a raccogliere i farmaci per fare un'attività importante per la comunità, la nostra comunità. Quindi invito tutti a donare qualcosa nei giorni del Banco Farmaceutico. L'Italia è un paese in cui il diritto alla salute è un diritto assolutamente garantito, ma questo purtroppo non sempre può avvenire per le cose più lievi, in quanto le famiglie, quando si trovano a dover acquistare farmaci da banco e quindi a doverne sostenere il peso, possono essere messe in difficoltà, soprattutto in tempi difficili come questi. Quindi trovo che questi tipi di iniziative siano un aiuto e un sollievo alle famiglie in questo momento difficile.